Ciao, benvenuti al mio secondo post. Oggi voglio parlare di come affrontare questo tira e molla della nostra realtà duale. Perché la realtà duale? Perché noi siamo continuamente strapazzati dal doppio, dal polare, ossia dal meno e dal più. Un giorno ci sentiamo positivi, un giorno ci sentiamo negativi. Un giorno diciamo sì e un giorno diciamo no. Un giorno non sappiamo nemmeno che dire, per cui non parliamo. E dentro di noi c'è un grosso no. O dentro di noi c'è un grosso sì. E però non parliamo. Questo post nasce dall'osservazione di mia nipote. Mia nipote ora ha 2 anni. Quando era un po' più piccolina, tutta la sua realtà circostante era un no gigante. Tutti le dicevano non fare, non dire, no, non toccare. E qualsiasi domanda le si rivolgesse era sempre sì, anzi ti. Adesso comincia a sperimentare il no. Chiaramente lo sperimenta in modo improprio, perché dice no a tutti, nella fase totale della negazione. Credo che dopo aver fatto questa sperimentazione capirà che cos'è il no. Quindi lei prima ha sperimentato un sì e poi ha sperimentato un no. Quando si dice devi tornare a essere puro come un bambino, secondo me significa devi tornare ad avere comunque la consapevolezza della realtà duale, sì e no. Ma la differenza è la purezza di cuore, cioè l'apertura del cuore, perché mia nipote non giudica. Mia nipote sta sperimentando la sua realtà duale, costruisce il suo mondo giorno per giorno, decide del suo mondo, ma non giudica gli atteggiamenti altrui. È lei la protagonista di questo mondo, perché lei sta in fase di sperimentazione. Allora ho pensato, quando si è in fase di sperimentazione, il proprio laboratorio, cioè se stessi, è in attività continua, perché mia nipote, come per me che voglio crescere, voglio arrivare all'autorealizzazione da un certo punto di vista, mi sento come se fossi uno scienziato all'interno del mio laboratorio. Cosa facevo prima di diverso? Perché prima non cambiavo? Perché pensavo che il laboratorio non fosse dentro di me, che io fossi lo scienziato, ma il laboratorio fossero gli altri. E andavo a cercare di cambiare tutti, per conformarli all'idea dello scienziato. Adesso mi sento io lo scienziato ed io il laboratorio e i risultati saranno diversi. Grazie. Ciao ciao!